Occhi in madreperla che si intendono di idee e di pensieri resi noti dai futili ignoranti, come vili patrioti, come vili patrioti, come vili patrioti, come eroi morti ammazzati. Armiamoci e partite, intanto voi non vi muovete, nascosti dietro maschere che non lasciano dubitare, che tanto voi non capite, che tanto voi non capite, tanto voi non capite, non siete voi quelli a morire. Ora la nostra storia si svolge in tribunale, l'aula per i coscienti dall'aspetto infernale. Oddio, c'è qualcuno che si sente in paradiso, ma comunque non ne mette il benché minimo sorriso. È chiamato a deporre l'imputato Pasquale. Buonasera, mi presento. Sono Pasquale, m'han preso stamattina con le mani immerse nel pane. Adesso mi han portato in quest'aula giurisdizionale. Ci sono dei personaggi che mi devono giudicare, ma che ci vadan loro in galera. Io c'ho da fare anche stasera. Chi è quel personaggio che entra all'MLM? Oddio, che sbadato, ma quello è il PM. E che non lo riconoscevo vestito così di nero. Signori, è con noi il pubblico ministero. E al PM che ci vada lui in galera, un bel pigiama righe, altro che vestaglia nera. E al PM che ci vada lui in galera, io c'ho da fare anche stasera. Seduti lì alla cattedra ci stanno i magistrati, uè, portate rispetto, sono uomini ben studiati, a loro agio. Ma nel loro pianeta dove bruciano gli stracci e lodano la seta. E al magistrato che ci vada lui in galera, anche solo per un mese, a prova di miseria. E al magistrato che ci vada lui in galera, io c'ho da fare anche stasera. A fianco al magistrato seduto è l'avvocato, prese la difesa, se il compenso l'hai pagato, moneta sonante, e sei il suo micio micio, altrimenti resti un cane e ti dan quello d'ufficio. E all'avvocato che ci vada lui in galera, ma guarda com'è stressato, fuma più di una ciminiera. E all'avvocato che ci vada lui in galera, io c'ho da fare anche stasera. Eppure ci ho provato anche con il terno al lotto, ma adesso sono qui ed intorno un poliziotto, tutto d'un pezzo, pancia in dentro e fuori il petto, ma solamente perché gliel'hanno detto. E al poliziotto che ci vada lui in galera, e non venite a dirmi che a Genova non c'era. E al poliziotto che ci vada lui in galera, io c'ho da fare anche stasera. C'è pure il pubblico, intento a condannare, e poi la prima sentenza già pronti ad applaudire. E quando finiti sono i due o tre processi, corrono in chiesa e cercano un prete che li confessi. E al bigotto che ci vada lui in galera, e diamogli un motivo per farsi una preghiera. E al bigotto che ci vada lui in galera, io c'ho da fare anche stasera. Signori, tutti in piedi, adesso entra la corte, adesso di Pasquale si decide vita o morte. Speriamo stamattina si siamo fatti una scopata, così la mia condanna sarà un po' più pacata. E alla corte che ci vadan loro in galera, a deliberare conoscendo il problema. E alla corte che ci vadan loro in galera, io c'ho da fare anche stasera. E se ci andate voi ci vengo anch'io in galera, se io merito una notte, voi una vita intera.
e se ci andate voi ci vengo anch'io in galera, ma io per una notte, voi per una vita intera. In nome del popolo italiota, secondo i poteri conferitli dati a me, visti gli articoli illo la igli le, dichiaro l'imputato affamato. L'udienza è tolta, le faremo sapere.